Luca Maolini, la media voto più alta domenica per lo Spoleto. Cominciamo dalla partita, subito in 10 è stata dura. Sì, sicuramente l'espulsione ci ha condizionato la partita perché comunque dopo pochi minuti resta un uomo in meno con una squadra come l'Arezzo. Sicuramente non è stato facile. Dopo comunque sul 2-0 abbiamo avuto l'occasione anche di accorciare le distanze. Ci è stato annullato un gol secondo me regolare. Comunque la partita è giusto meritata l'Arezzo, la vittoria è meritata. 6 partite a centrocampo, poi nel secondo tempo ti abbiamo visto anche come terzino destro, come ti sei trovato? No, bene, mi sono trovato abbastanza bene, ho fatto una partita anche l'anno scorso, però certo non è che mi ha dato una grossa mano Paolo sui movimenti, comunque a richiamare la linea e quindi via, abbastanza bene. Cioè. Il tuo ruolo naturale chiaramente è quello di centrocampista, precampionato hai giocato molto spesso come interno destro nel centrocampo a 3, le ultime 2 partite come mezza punta dietro ai due attaccanti, dovessi dire la tua posizione preferita? La posizione preferita sicuramente come interno di destra. Comunque anche come trequartista devo dire, mi sono trovato bene perché comunque mi piace svariare davanti con la palla sui piedi, però la posizione preferita è interno di centrocampo. Piancastagnaio l'esordio in Serie D, ieri la seconda presenza al primo minuto, l'impatto con la categoria? L'impatto è stato buono. Rispetto all'anno scorso comunque il ritmo è diverso. Si gioca molto più rapido anche sul piano fisico, però mi sono trovato bene. Il direttore del Frate, parlando di te, ha detto che hai una mentalità da professionista, ti applichi molto. Cos'è il calcio per te e dove pensi di arrivare? Il calcio per me adesso è tutto, perché comunque faccio solo questo. E penso di arrivare, io l'obiettivo è arrivare tra i professionisti, anche come penso tutti, l'obiettivo di qualunque giocatore che gioca al calcio. Ma io mi impegno per arrivare a questo obiettivo, dopo quello che verrà si vedrà. Col Toti lo Spoleto si riscatta? Sì, penso di sì. Ripartiremo da oggi comunque pensando solo a questa partita, ormai il passato, lavoriamo sugli errori sicuramente commessi, anche e soprattutto su palla inattiva e vedremo di poter fare 3 punti domenica a Luca Todi. Piantoni, con l'Arezzo una partita dura, tu come l'hai vista dal campo? Dura perché si è messa male fin da subito, espulsione e rigore, poi hanno sbagliato il rigore, ma abbiamo preso 2 gol sul calcio d'angolo, tra l'altro uno verso l'uomo anch'io e poteva andare meglio, anche perché 3-0 in casa non è stato un bel risultato. Pensiamo a domenica a Toti e tocca fare meglio di domenica scorsa sicuramente. Senti, 5 giornate, 5 partite da titolare. Anzitutto ti chiedo se te l'aspettavi e poi il tuo bilancio su come sta andando, insomma. Sì, cioè non neanche dovevo partire titolare, poi il mister mi ha buttato dentro alla prima giornata, ho fatto bene e sinceramente di giocare tutte le partite neanche me l'aspettavo io, però sto facendo abbastanza bene e spero di continuare così. La concorrenza nel reparto è forte. Però, insomma, stai dimostrando che nella categoria ci puoi stare. L'ho chiesto anche a Luca Maolini, com'è stato l'impatto in Serie D? Io già l'anno scorso mi sentivo pronto per la Serie D, poi con il senno di poi è andata bene come è andata. Quest'anno penso che anno per anno miglioro e ho fatto bene in eccellenza l'anno scorso e spero di fare meglio quest'anno in Serie D. Col Todi, lo Spoleto si riscatta, cosa prevedi? Speriamo di sì, perché sennò il mister si incazza, quindi no. Speriamo di fare bene, anche perché è importante subito ripartire più forte di prima.